quando i vigili del fuoco hanno detto questa va in E è da demolire, per me è stato un momento davvero angosciante. Lì per lì sono stato, ero più o meno preparato. C'è stato un episodio che al campo palazzetto era venuta una persona a trovarmi che mi ha detto: ma la vostra sede come è messa? Ecco, lì sono scoppiato a piangere, perché proprio lì è stato il momento in cui ho detto: porca puttana, non ce la facciamo. Ed è, secondo me, è stato lì il momento in cui ho detto: qui bisogna che ci facciamo aiutare, perché lì ero andato veramente in crisi. Imparare a farsi aiutare significa avere l'umiltà di dire: non ci arrivo, non riesco ad arrivare a fare questa determinata cosa, ho bisogno che qualcuno mi aiuti. Per cui nel nostro mondo ci sono tante persone che sanno aiutare, e bisogna essere umili a dire: questa cosa non riesco a fare, questa cosa. Noi siamo stati adottati, Mirandola è stata adottata dal comune di Borgotaro, che ha fatto di tutto. Noi andiamo a Borgotaro, io dico sempre quando incontro il sindaco che mi manca da pagare l'IMU, poi io sono a posto a Borgotaro. Questo è il loro momento, davvero ritornare nella nostra casa è qualcosa di indescrivibile. E voglio ringraziare e dedicare questa giornata ai volontari della Croce Blu di Mirandola. ANPAS rappresenta l'Italia anche dal punto di vista territoriale. Io ricordo quando purtroppo abbiamo avuto così bisogno di voi che ogni settimana, ogni 10 giorni, la rappresentanza cambiava, la presenza cambiava, con l'idea che non c'è un solo ed esclusivamente un punto territoriale che vi rappresenta, ma vi rappresenta l'Italia e voi rappresentate l'Italia. Quindi io credo che valga la pena oggi festeggiare, stare insieme, divertirsi, perché è il fine di una società più pulita, più serena e includente. Questo strumento qua che vediamo qui, la parte grafica, è molto innovativo, è una strumentazione che permette di monitorare le strutture ed è veramente innovativa. Questo sarà il futuro delle nuove costruzioni.